Nella scorsa puntata di Si ritorna in campagna. Con la giusta determinazione, il nostro contadino inizia la riparazione sul motocoltivatore. Ma qualcosa va storto. Ecco che la Fiat Brava fa la cattiva. E nonostante l'amore da parte del suo padrone, regala tanti guai, portando il nostro Nazzi a dedicare la sua piena giornata a lei. Buongiorno. Siamo di nuovo in campagna e la situazione è tragica, fatale. Mamma mia, che casino. Guarda questa, guardala. Cioè, guarda questa. Mai visto una cosa del genere? No, vabbè, ma guarda come viene a mettere le radici. Ma sei proprio... Dall'ultima volta le cose sono cambiate in una maniera porca vacca. Non so se vi ricordate, con il nostro caro Simone siamo venuti a dare una pulita qui in campagna negli ultimi giorni prima che arrivasse il maltempo. Poi dopo quella giornata ha piovuto per tantissimi giorni e guardate qua come il tutto è venuto fuori. Sono ricresciute delle canne lì, raga, è quello che è, ma anche un sacco di erbacce e altre piante. Una cosa assurda qua, come lascio un po' un casino, non so cosa fare. E siccome non voglio aspettare più di tanto, anche perché non so se arriverà altro maltempo più avanti, voglio comunque provare a pulire il più possibile e vedere se possiamo finalmente iniziare già a piantare qualcosa. Poi se arriva il maltempo non fa niente, l'importante è che almeno abbiamo iniziato, altrimenti qui non si fa niente. Oggi comunque abbiamo una nuova arma segreta. Ieri ho comprato una nuova zappa, abbiamo preso anche una bella mazza resistente che non dovrebbe rompersi. Iniziamo. Un po' di forza bruta, vediamolo come un allenamento e speriamo bene. Via. A posto. Come si faceva nei vecchi tempi. A mano. Facciamo così, restiamo con l'idea dell'altra volta, cioè utilizzare momentaneamente il pezzo di terra dove ci sono meno canne, perché comunque anche se andasse a piantare qui in questa zona, dopo ritornerebbe comunque il problema delle canne e forse sarebbe più un impiccio che una cosa buona. Diamoci una misura, quindi che ne so, da questo punto ci eliminiamo almeno queste canne qua, fin qua, che vedo che comunque non cresce nemmeno tanta roba, quindi sì, prendiamoci questo punto così, diamo una pulita di lungo, ripuliamo quelle canne, poi aspettiamo che si asciughi un po' il terreno con la speranza che oggi non piova di nuovo, ma non credo, e poi domani proviamo a vedere se con il motocoltivatore riusciamo a fare qualcosa. Buongiorno piccolina, tutto bene? Vai, spicca il volo, ecco. La cosa essenziale di questo lavoro è eliminare questa erbaccia, guardate qua, un po' rampicante, perché così come per le canne, purtroppo il problema principale è che quando andiamo a passare con il motocoltivatore il tutto si possa in qualche modo attorcigliare e fare danni. Comunque sia,
abbiamo dato una linea che è questa, vedete qua questa linea un po' più scura, e diciamo che più o meno ci siamo. Ho rimosso il grosso da questa parte e continua così fino in fondo. Fin qua con il motocoltivatore sicuramente ci possiamo passare, ma da quell'altra parte là assolutamente no, anche se dovessi, diciamo, pulire alla fine per bene con la zappetta, comunque ci sono davvero troppe canne e troppe radici, sarebbe un po' complicato. Però fin qua, guardate, è abbastanza pulito. Queste sono le canne che abbiamo rimosso la scorsa volta, e quei cespuglioni che vedete sono tutte le erbacce che appunto abbiamo già tolto. Faccio un'altra piccola pulizia qua e diciamo che più o meno l'aria è pronta per il nostro motocoltivatore, con la speranza che funzioni. Mamma mia, e qua, porca miseria, c'è un nido gigantesco di formiche. Vieni da papà. Vamos. Sto notando come il livello dell'acqua si è alzato per via delle tante piogge, raga, manca davvero pochissimo per raggiungere la superficie, e guardate qua di quanto si sprofonda con i piedi, è morbidissima ma anche bagnatissima, proprio bagnata, ma è normale appunto perché l'acqua qui è quasi arrivata. Mamma mia, direi che ci siamo. Così come sta è abbastanza pulita per iniziare con il nostro motocoltivatore. La pianta che è presente non dovrebbe essere un problema, anche quelle piccole canne che sono rimaste, e come già detto voglio fare una pulizia fino a quel piccolo cespuglio lì, così questo pezzo di terra sicuramente lo possiamo utilizzare, è già abbastanza grande, unica cosa, sì, sarà bella dura fare il tutto col motocoltivatore, soprattutto in queste condizioni. Nel frattempo, quasi, va bene, ma ragazzi dai, sono pronti, qualcuno si sta iniziando a spaccare. Speriamo che questo sole asciughi un po' il terreno, raga. Sole e vento, dai, per favore, dai, che domani voglio finire qua. Andiamo. Un saluto a Mastro Sabino, che a breve lo rivedremo nei nostri video. Fin qua ci siamo. Ammazza, raga. Devo fare un po' di pratica, ma ci siamo. La forza bruta di un uomo
Pochi giorni fa la nonna mi ha detto portami se hai qualche pantalone da cucire. Eccolo qua, raga, ce l'abbiamo fatta. Devo capire solo il sistema, però ci sta, dai, ce la faccio, l'abbiamo sceso. E secondo me ce la facciamo anche a salirlo. Ok, non so se vi ricordate, la scorsa volta purtroppo non abbiamo potuto continuare con il motocoltivatore perché il serbatoio era completamente bucarellato. Abbiamo fatto una riparazione, eccola qua, ho utilizzato del bicomponente con la speranza che tenga, diciamo, un po' i miei dubbi, però dai, in qualche modo dovrà funzionare. E niente, forse i buchini che c'erano sopra sono dovuti a una saldatura che è stata fatta lì vicino al serbatoio, e automaticamente tutte le scintille hanno provocato questo. Comunque dai, speriamo bene, vediamo se si accende. Sì! A primo colpo, raga, è andato a primo colpo. Guardalo, guardalo. Comunque dai, è andata, è partita a primo colpo. Si spegnerà sicuramente un po' andando, però va bene, dai. Il pezzo di terra non è grandissimo, finalmente sembra un po' più asciutto il tutto. Si è spento giusto per farmi parlare. Stavo dicendo che finalmente un po' si è asciugato il tutto, quindi dai, dovrebbe andare. Mozzana. Ops, avevo chiuso il passaggio della benzina. Wow, raga! Guarda qua! Guarda qua che capolavoro, raga! Mamma, sei una bestia tu! Sei una bestia, raga! Credo che sia il terreno perfetto! Perfetto! Perché non è né troppo bagnato né troppo asciutto. Il motocoltivatore va, che è una bellezza! Benissimo, bene, spero che sia così anche tutto il resto. Ricordo che al centro è un po' più dura e lì in fondo molto più bagnata. Sono molto soddisfatto, dai, mi viene la lacrimuccia dopo tutti sti giorni, finalmente qualcosa di buono. La macchina che mi si rompe, il motocoltivatore che mi si rompe, finalmente. Ricordate che vi dicevo il fatto delle canne? Guardate qua che macello, mannaggia, e per toglierle è un bel casino. Allora, continuiamo.
Ho deciso di saltare questo piccolo pezzettino, raga, perché sì, dove ci sono le canne purtroppo il problema è grosso. Il motocoltivatore ce la fa, ma essendo che è bagnato si complica di brutto la cosa e purtroppo le canne mi si incastrano sotto al motocoltivatore e ogni volta devo stare lì a pulirlo. Quindi lascio questo pezzettino per i giorni un po' più asciutti, così il motocoltivatore fa meglio il suo lavoro e aspettiamo che le canne che abbiamo tagliato l'altra volta si secchino. Al massimo ci passiamo un po' con la zappa e eliminiamo per bene proprio tutto il pezzo, possiamo farlo tutto completamente con la zappa, così andiamo sul sicuro. Adesso inizia la parte difficile, perché qui raga è tosta, è molto più asciutta, il motocoltivatore è un po' leggero, quindi si impenna ogni tanto e corre e dura tenerlo, però dai, ci siamo, abbiamo fatto più o meno la metà, eccoci qua. Adesso mi faccio questo bel pezzettino fin qua. Lì per ora non vado perché lì purtroppo è davvero bagnato, cioè ragazzi c'è una differenza tra bagnato e asciutto gigantesca. Infatti guardate il colore della terra come cambia, qui è più chiaro, lì in fondo è molto ma molto più scuro. Questa che faccio oggi è la prima passata, ne dobbiamo fare due e poi finalmente possiamo iniziare a piantare qualcosa. Bah, oh, il riposino l'hai fatto, dai, dai. Fammi fa sto pezzettino e ci siamo. Ahi. Ah, la potenza! Ah, sì, ruggisci! Fandomaz. Bravo, 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 guarda qua che, mamma mia che meraviglia. Oh, ma tu sei una bestia, meriti i croccantini, meriti. Ragazzuoli, che roba, mamma mia, nell'ultimo tratto si è comportato benissimo, ho fatto anche questo pezzo con dell'erba un po' più alta e guardate qua il risultato, guardate come cambia il colore. È una cosa assurda. La prima passata è finita dopo giorni di pene con la macchina, con lui. Mamma mia raga, con le zanzare, quante zanzare che ci sono. Wow, comunque dai, è andata. Ho qualche pezzettino da fare, da sistemare, aspetto leggermente che si asciughi. Anzi, lo facciamo insieme in live domani, per chi ci sarà, quindi iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, così state con me, mi date qualche consiglio. E poi più avanti ci saranno anche degli aggiornamenti per quanto riguarda le live. E niente, giovincelli miei, ce l'abbiamo fatta, che roba. E niente, raga, contentissimo dell'acquisto che ho fatto.
per quello che ci devo fare, per il terreno che ho a disposizione, va benissimo. Ho speso pochissimo, da nuovo, mi ricordo l'avevo pagato intorno ai 700, però nuovo, ha già 3-4 anni, non lo so, 3 anni forse di utilizzo, quindi, e vi dico utilizzo perché è stato utilizzato, a parte questa campagna, in tante altre campagne, quindi ogni tanto fa però è quando praticamente accelero poco, quindi penso alla cinghia giri male, però poi quando vado in accelerazione completa il tutto va che una meraviglia. Adesso mi riposo un attimo e si va a mangiare. Ragazzuoli miei, se anche questo video vi è piaciuto, che dire, non dimenticate di mettere un mi piace, di condividere e di iscrivervi al canale. Si inizia di nuovo l'avventura in campagna, ci sarà un altro progettino, anzi due progettini che manderemo avanti. Poi farò un video dove vi spiegherò alcune cose molto molto importanti riguardo questo canale e appunto i progetti che ci saranno e alcune cose che verranno aggiunte, quindi preparatevi, mi raccomando, iscrivetevi ragazzuoli, fatemi compagnia, a voi non costa niente, a me fa tanto, tantissimo, e sarò felice di poter condividere con voi quello che faccio io, con la speranza un giorno di conoscervi e di potervi portare sul mio canale condividendo quello che fate voi. Ecco qua, Gio Michel, io me ne vado a casa e mi raccomando, se anche questo video vi è piaciuto non dimenticate di mettere mi piace, di condividere e iscrivervi al canale. Detto questo, è il vostro Davide Visato, noi ci vediamo nel prossimo video, ciao belli!